Carducci a Maratea, concluse le giornate della storia nel segno dello statista e del patriota. Ci spostiamo ad Acqua Fredda di Maratea, dove tra natura e storia si studiano Francesco Saverionitti e Costabile Carducci. Oreste Lopomo. L'obiettivo è quello di lanciare nuovi progetti di alta formazione a Maratea. Con questo auspicio si è chiusa la quinta edizione del Festival della Storia, ideato e promosso dall'Associazione Scuola e Vita con il patrocinio del Comune di Maratea. Un'edizione che ha visto per la prima volta una collaborazione accademica con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica università libera italiana, che rappresenta da oltre un secolo una delle grandi eccellenze del paese nel settore degli studi umanistici. La due giorni si era aperta con una suggestiva passeggiata sui luoghi dell'eccidio del carbonaro cilentano Costabile Carducci e con l'inaugurazione di una lapide dedicata all'eroe ucciso nel 1848 nella pineta di Acqua Fredda. Ed è stata un'edizione del festival incentrata proprio sulla riscoperta di due figure strettamente legate alla storia di Acqua Fredda di Maratea, Costabile Carducci e Francesco Saverionitti. Il primo è l'eroe del Risorgimento, sbarcato il 4 luglio del 1848, morto tragicamente per mano del prete filo borbonico Vincenzo Peruso, ed il secondo è il grande statista liberale che dopo la marcia su Roma si trasferì ad Acqua Fredda, esule in patria, gettando le basi per la resistenza antifascista. L'appuntamento clou si è svolto nella scuola elementare di Acqua Fredda, con un incontro dedicato al tema Quando da Acqua Fredda passò la storia, tracce di pedagogia civile, da Costabile Carducci a Francesco Saverionitti, con la partecipazione di Claudio Fioranzano, presidente dell'Associazione Scuola e Vita, ed Isabella Bella Di Deco, assessore alla cultura del Comune di Maratea, e la Lectio Magistralis di Fabrizio Manuel Sirignano, professore di pedagogia generale e sociale e direttore del Centro di Lifelong Learning dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Questi luoghi carichi di una straordinaria bellezza, una bellezza struggente, oserei dire, non sono semplicemente dei luoghi di vacanza o di riposo, ma sono soprattutto dei luoghi di cultura, dei luoghi nei quali la storia è passata e ha scritto delle pagine significative.